Oggi analizziamo questo brano e cerchiamo di capire per quali motivi è totalmente geniale. Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. Poi d'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovai sotto braccio a lei stretto, come se non ci fosse che lei. Vedevo solo lei e non pensavo a te. E tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballar sotto braccio lei stretti verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che lei, come se non ci fosse che lei. Bene, questo video apre un nuovo format in cui analizziamo dei brani a tutto tondo per capirne la genialità. Quindi non si tratterà di tutorial nota per nota, ma di un focus globale sul brano da un punto di vista compositivo, strutturale, testuale, artistico, di arrangiamento e quant'altro, per capire davvero il brano a fondo e quindi nel pieno del contesto del nostro hashtag E sai cosa suoni. Fatemi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensate di questo nuovo format e eventualmente quali altri brani vorreste vedere analizzati in questo modo. Venendo al brano di oggi, molti di voi avranno già riconosciuto questo pezzone, si tratta di 29 settembre di Battisti Mogol, quindi non la pubblichiamo oggi per caso, ma volevo pubblicarla proprio il 29 settembre per celebrare la grandezza di questo brano, che è del 1966, portato al successo dapprima dall'Equipe 84, ma noi la vediamo nella versione splendida di Lucio Battisti del 1969. Quindi ora plettrate un bel like, se volete scaricate la tab del brano, la piccola i qui in alto, e dopo la sigla entriamo nel vivo. Sigla! Come ho accennato prima, questo format guarda il brano da svariati punti di vista. Partiamo da una veloce introduzione dal punto di vista storico. Questo è un brano veramente molto importante per la musica italiana perché di fatto importa e inaugura la psichedelia in Italia. Il beat nasce in Italia un pochino da qui, da questo brano, perché fondamentalmente Battisti è sempre stato molto attento a quello che succedeva all'estero, ha avuto varie fasi, quella più appunto psichedelica come questa, poi c'è stata una fase più rhythm and blues, poi c'è stata una fase più rockettara, perché è sempre stato innamorato appunto della musica che arrivava dall'estero. E allora in questo brano ritroviamo per la prima volta degli echi beatlesiani. Quindi nel 1965 esce Rubber Soul, che è il primo disco propriamente psichedelico dei Beatles, e Lucio importa un pochino di questa cosa, no? E da qui sarà un po' una rivoluzione per la musica italiana, perché tutte queste sonorità lisergiche, flauti, accordi anche particolari, strutture soprattutto particolari, perché questo brano segna anche la volontà precisa di andare oltre la classica struttura strofa-ritornello che era andata per la maggiore fino a quel momento. Ma vorrei subito qui collegarmi col tema del testo, perché troppo spesso quando si parla della grandezza della musica di Lucio Battisti ci si dimentica che metà del merito è di quel genio paroliere di Mogol, che qui se ne esce con un testo altrettanto sperimentale e in un certo senso psichedelico. Di cosa parla la canzone? Parla di un tradimento, ma di un tradimento che si sviluppa su due giorni.
giorni, e questo già è un elemento innovativo. Non si era mai visto prima un testo che abbracciasse due giorni, no? Perché cosa succede, tradotto proprio in parole semplici? Il primo giorno il protagonista non pensa alla sua compagna, ma si lascia andare appunto a una tentazione di un tradimento con un'altra ragazza, e il giorno dopo si risveglia invece con questo amore ritrovato appunto per la sua compagna, come se tutto quello che è successo il giorno prima non fosse realmente successo. E in effetti c'è qualcosa anche di onirico nel testo, non si capisce bene se si tratti di un sogno, se si tratti di una cosa successa veramente. Tutti elementi fortemente innovativi che segnano l'ingresso della psichedelia anche nella componente testuale. Questa leggerezza e spensieratezza con cui viene trattato il tema del tradimento è sicuramente rivoluzionaria per i tempi. Già il tradimento non era certo un tema classico delle canzoni, e in un altro brano sarebbe stato visto come qualcosa di drammatico. Qui invece appunto viene trattato con questo senso onirico e misterioso che è meravigliosamente supportato dal suono e dall'arrangiamento, soprattutto nella parte finale, di cui tra poco parliamo. Ma spostiamoci adesso a parlare della parte musicale più in senso stretto, dove a livello strutturale c'è una precisa volontà di Lucio di andare oltre la classica forma canzone. Teniamo conto che quando viene composto questo brano, Lucio non è affermato né come autore né tantomeno come cantante. Anzi, è grazie a questo brano appunto che, dopo una serie di primi brani pubblicati da lui che sono stati sostanzialmente dei buchi nell'acqua, con questo brano Lucio si afferma dapprima come autore, poi dopo anche come cantante. Quindi è proprio grazie a questo brano fortemente sperimentale che Lucio inizia a diventare grande. Ma in che modo questo brano va oltre la classica struttura canzone? Nella sua circolarità è vero che ci sono tre parti che potrebbero essere interpretate come strofa, ponte forse, è una terza parte che però non suona come un ritornello, ma è anche vero che queste parti si rincorrono in maniera circolare, e soprattutto la terza parte, quella che sarebbe un ritornello che coincide anche col finale, ha qualcosa di veramente sospeso, di cui tra poco parliamo meglio anche dal punto di vista armonico. Dal punto di vista dell'arrangiamento e del suono ci sono diversi strumenti, ma la fa da padrone l'acustica di Lucio Battisti, in particolare la 12 corde, che è questo strumento qui, no? Che ha una magia, una sua magia nel suono, ha questo tocco quasi medievaleggiante per via delle doppie corde, no? Questo suono orchestrale che ha fatto la fortuna di tantissimi brani negli anni 60, negli anni 70, che oggi è un pochino sparita dallo scenario, perché ha un suono talmente complesso che ruberebbe spazio poi dopo alla centralità della voce, no? Ma sta di fatto che in questo brano il ruolo della 12 corde fa veramente tanto. Ci sono poi alcune particolarità riguardo alle chitarre in questo brano, per esempio anche dell'accordatura. Il brano suona in re diesis, quindi la tonalità è re diesis, anche se Lucio poi dopo in quelle paio di frammenti dal vivo che ci sono disponibili in rete la suona in re. La cosa certa è che il brano è stato fatto in forma di re, quindi lui l'ha suonata sicuramente facendo un re maggiore. Perché in re diesis? Non lo so, probabilmente perché voleva un tono ancora più alto vocale, potrebbe averla fatta con un capotasto sul primo tasto, in questo modo, quindi suona, diventa re diesis. Potrebbe averla fatta alzando la chitarra interamente di un semitono, anche se la reputo l'ipotesi meno plausibile, perché molto raramente si va a innalzare l'intonazione delle chitarre, più comunemente si scende. Potrebbe anche averla suonata con una chitarra in mi bemolle, quindi un semitono sotto, e poi dopo aver messo il capotasto sul secondo tasto. Anche questa è un'ipotesi plausibile, perché Lucio spesso suonava con la chitarra in bemolle. Un'altra particolarità è che il brano, oltre ad essere appunto in re diesis e accordato come ti ho spiegato, è anche in drop D, quindi il mi grave viene ulteriormente abbassato di un tono, quindi l'accordo che ne deriva è questo, un re con un re più basso. E questo arriva dalla grande cultura della chitarra folk e blues del passato, e Lucio appunto la abbraccia. Quindi indipendentemente dalla posizione in cui metteremo il capotasto, comunque l'accordatura è questa. Ecco, ma in questo video parliamo di genio e di perché alcuni brani sono geniali. Un primo elemento, secondo me, lo ritroviamo nell'introduzione arpeggiata. Ma perché è geniale questa introduzione? Perché si presenta con questa serie di arpeggio che suona quasi infinita, no? E che potrebbe sembrare divisa per terzine, quindi per via di come è fatto l'arpeggio, così. Uno potrebbe ascoltarla in questo modo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma non è così, è sbagliato ascoltarlo in questo modo. Infatti, se la dividiamo in questo modo, non torna mai la durata dell'arpeggio, non capiamo sostanzialmente dove è l'inizio e dove è la fine dell'arpeggio. E soprattutto non capiamo come cascano le note di basso che
che Lucio mette in corrispondenza di alcune note. Perché cascano lì? Sembra qualcosa del tutto casuale. Invece vanno interpretati correttamente come sedicesimi ad accenti spostati. Quindi è la base di tre note, perché l'arpeggio in effetti è concepito su gruppi di tre note, ma comunque sulla base di sedicesimi. Per farti capire questo fenomeno, prendiamo una divisione per sedicesimi, che è fatta così: ta 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 ta. E proviamo a dirci sopra una parola di tre sillabe, tipo ad esempio Napoli. Viene così: Napoli, 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 Napoli. Senti che l'inizio della parola continua a spostarsi dal battere al levare, proprio perché abbiamo preso una parola di tre sillabe e l'abbiamo messa sulla base di quattro note che sono i sedicesimi. Questo tipo di impostazione rende l'arpeggio totalmente strano, fuori, particolare, ed è questo appunto che rende la genialità della parte. Ma parliamo adesso un attimo dal punto di vista armonico, quindi di quali accordi vengono scelti per questa canzone. Innanzitutto il carattere sospeso della canzone e di questa parte in particolare dell'introduzione viene data proprio da un accordo sospeso, da un sus, no? Quindi c'è un sus 4, un accordo con la quarta che contribuisce proprio a dare questa sonorità sospesa. Un'altra cosa interessante è che in un punto preciso dell'introduzione, sulla seconda strofa se non mi ricordo male, viene utilizzato anche un re settima. E questo è molto particolare perché dà un tocco misolidio, che tradotto in parole semplici, quando sull'accordo di primo grado, cioè l'accordo che dà il nome alla tonalità, viene usato un accordo di settima, di dominante, come in questo caso. E questo ancora è psichedelico, è lisergico, no? Era molto usato nelle composizioni di quel genere. Dal punto di vista della strofa e del ponte, una particolarità armonica è quella di partire dall'accordo di quinto grado, quindi La, poi spostarsi all'accordo di quarto grado e solo dopo risolvere sull'accordo di primo grado, appunto con l'introduzione. Quindi questa introduzione serve fondamentalmente per riappoggiarsi ogni volta dopo che è stata creata la tensione con l'accordo di quinto e di quarto grado, ok? E tornare appunto a risolvere sull'introduzione, che ha comunque sempre qualcosa di sospeso. Quindi fa così, no? Seduto in quel caffè, io non pensavo a te. Notare bene che questo Sol, ma lo vedi anche sulla tablatura se la scarichi, non lo sto suonando con la classica posizione di Sol, perché avendo il drop D, quindi il Mi grave accordato un tono sotto, suonerebbe sbagliato, no? Quindi devo compensare, andare a spostare un tono più in alto la nota di basso sull'accordo di Sol. Gli altri accordi sono uguali come li suoneremmo in accordatura standard. Un'altra peculiarità bellissima a livello di arrangiamento sono le frasi che rispondono alla voce nel ponte, quando fa poi d'improvviso lei sorrise. Questa veramente è quasi la cifra della canzone, no? Queste frasi bellissime, sempre con un tono sospeso, rispondono alla voce, ed è interessante perché non suonano assieme alla voce, ma fanno proprio una domanda e risposta. Quindi c'è il cantato poi d'improvviso lei sorrise. Bellissimo. E poi questo tema viene ripreso poi dopo anche nella parte successiva, perché quando fa mi trovai sotto braccio lei, stretto verso casa, abbracciato lei, poi ripartono ancora queste frasi. Quindi vengono riprese anche nella parte successiva, a dimostrazione del fatto che sono delle frasi assolutamente caratterizzanti. Bene, prima di procedere ad un'analisi approfondita anche della parte ritornello, chiamiamola così, ti ricordo che puoi studiare chitarra con me attraverso i miei corsi, e in particolare se ti piace questo genere ti consiglio il corso acustico intermedio, dove tratto tantissimi degli espedienti usati con la chitarra acustica per rendere i brani vari ed interessanti, ed eventualmente anche fingerstyle facile, dove impariamo appunto a suonare con le dita senza plettro, come nel caso dell'arpeggio che abbiamo visto. Ma ora procediamo. E nella parte successiva abbiamo questa cosa qui. Di che cosa si tratta? Si tratterebbe sostanzialmente di un Sol, Re con fa diesis di basso, Mi minore, se fossimo in accordatura standard, no? Quindi c'è un passaggio Sol, Re con fa diesis di basso, Mi minore, ma con l'accordatura drop dobbiamo suonarlo così. È un passaggio tipico, è una diteggiatura tipica di questa accordatura, no? Quindi andiamo a premere sul Mi grave, sulla corda Re, sullo stesso tasto fondamentalmente. È anche piuttosto semplice dal punto di vista tecnico. E lasciamo le altre corde sempre a vuoto, con questo suono che con la 12 corde poi dopo risulta aperto e bellissimo. Ok?
Ecco, questa parte è particolarmente interessante perché ha invece un suono dorico. Che cosa intendo per dorico? Stiamo sempre parlando di scale modali e di, diciamo, musica modale. Se vuoi approfondire, ho fatto diversi video su questi argomenti, se non sai di che cosa si tratta, ora cerco di spiegartelo in maniera un pochino veloce e superficiale, no? Significa che sostanzialmente il brano in questo punto si basa su questo Mi minore e rimane appunto sospeso perché sembra non risolvere mai, poi dopo sull'accordo di tonica che sarebbe Re. Quindi di solito i brani appunto risolvono, come abbiamo visto prima nella strofa. In questo caso c'è questa sospensione continua, non c'è mai una vera e propria risoluzione sul Re. E la cosa meravigliosa di questa parte è in tutto il finale, dove appunto a questa soluzione accordiale sospesa si vanno a sovrapporre una serie di strati di strumenti. Ci sono archi, flauti, con questa sonorità quasi un po' orientale, conferita appunto dalla scelta degli accordi, dal tipo di armonia utilizzata, e dà questo finale veramente splendido, psichedelico, sognante, veramente unico, direi. Vorrei in ultimo parlare di una cosa molto importante, ovvero dell'interpretazione vocale di Lucio Battisti. Come forse alcuni di voi sanno, Lucio si scopre cantante in una seconda fase della sua carriera, perché i primi brani che pubblica sono un po' un fiasco, un insuccesso, anche proprio per via della sua vocalità, da alcuni giudicata insufficiente. Questa nomea di non essere un bravo cantante, in realtà Lucio se l'è portata dietro per decenni, anche dopo la sua morte. Anche oggi ci sono ancora persone che affermano: ma non sarà mica un bravo cantante Lucio Battisti. E questo è un retaggio del nostro paese del bel canto, no? Noi siamo il paese dei grandi tenori, ma siamo anche il paese di Claudio Villa, di una certa vocalità, siamo il paese del volo, di una certa vocalità impostata. Quindi uno che canta come Battisti in maniera così sgraziata per decenni e da alcuni tipi di persone sono stati interpretati sempre come una mancanza di capacità. Beh, io credo invece che Lucio Battisti sia un interprete straordinario. Nessuno a me personalmente dà i brividi come le sue interpretazioni vocali. Quindi quando c'è quella parte finale in cui fa parlo e rido tutto, non sai perché, t'amo e t'amo tutto, non sai perché, lì Lucio recita, interpreta, no? T'amo, t'amo tu, ride, piange, con un'interpretazione che va oltre la normalità, oltre quello che si era fatto fino ad allora nella musica pop. Ecco perché Lucio Battisti è stato un interprete non solo eccezionale, ma avanti sui tempi. Quindi sarebbe anche ora, oggi, finalmente, di concederglielo in via definitiva. Bene, abbiamo sviscerato in tutto e per tutto questo brano, mi auguro che tu l'abbia apprezzato. Fatemi sapere in generale cosa ne pensate di questo format, se vi soddisfa, come potrebbe essere eventualmente anche integrato da altri elementi. Datemi dei consigli qui sotto, visto che si tratta del primo episodio, e soprattutto ditemi quali altre canzoni, quali altri pezzoni vorreste vedere analizzati nei prossimi eventuali episodi di questo format. Grazie per avermi seguito, ci vediamo presto, ciao!